Questo consolidamento consiste esattamente in tre fasi. Il ripristino della sicurezza delle fondazioni e l'incamiciatura di tutte le travi e di tutti i pilastri. Questa incamiciatura avviene con elementi di acciaio e per alcuni pilastri avviene aumentando la sezione del pilastro stesso. Queste sono le opere. Poi ci saranno le opere di finitura, di completamento di tutte le parti che vengono demolite. E purtroppo col finanziamento disponibile questo possiamo fare, se poi l'amministrazione decide di utilizzare l'economia nei termini e nei tempi e nei modi di legge, vuol dire che ha ripreso un tavolo di concertazione per poterlo utilizzare. I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori sono di 270 giorni, saldi imprevisti, quindi l'impresa ha 9 mesi a disposizione per realizzare i lavori. Questo è tutto sinteticamente. E materialmente quando inizieranno a... Materialmente l'impresa entro 15 giorni per allestire il cantiere. Okay. Ha esattamente 15 giorni di tempo per allestire il cantiere. Sì, ci sono buone notizie anche per Salice, subito dopo la visita del sindaco al Ministero delle Infrastrutture abbiamo parlato con il direttore generale, il dottore Guglielmi, e lui ci aveva promesso un interessamento anche su altre scuole, situazioni importanti, perché noi abbiamo detto fin da subito che l'edilizia scolastica deve essere una priorità. E proprio la settimana scorsa il direttore generale ha chiamato in assessorato e mi ha confermato che è risolto anche il problema del finanziamento, quindi a questo punto serve un piccolo passaggio soltanto con la Regione Calabria e con un funzionario per presentare il progetto di consolidamento e consegnare il lavoro anche lì. E quello è veramente con grande orgoglio che comunichiamo anche questa cosa, perché anche a Salice... Di Salice. Viene meno il fondamento della cultura, dell'educazione, della formazione anche civica dei nostri cittadini, e lo facciamo soprattutto intervenendo nei quartieri periferici della città, perché se chiude una scuola in un quartiere, in una periferia, comporta tanti problemi per le famiglie, comporta problemi di spostamenti, di collegamenti, quindi l'effetto sarebbe quello anche di una desertificazione e di uno spopolamento di questi quartieri. Noi facciamo semplicemente il nostro dovere, quindi inizia un conto alla rovescia, seguiremo passo passo il cantiere, direttore, affinché questi 270 giorni siano rispettati, magari cercando di addirittura fare prima del tempo previsto. Quindi inizierà adesso un rapporto, continuerà questo rapporto continuo non soltanto con la scuola ma anche di presenza nostra del cantiere, perché questa è la prima probabilmente scuola che noi riusciamo a far ripartire come lavori, e ci teniamo affinché le cose siano fatte bene, siano fatte in regola d'arte per la sicurezza dei bambini prima di tutto, ma soprattutto per offrire dei locali idonei alla formazione, all'educazione e all'istruzione dei nostri cittadini e concittadini del futuro. Grazie e buona giornata. Le consegniamo noi a voi.